un punto con l'abdomen. Stavamo dicendo prima che oggi ha giocato, forse ha giocato bene anche altre partite, non ha raccolto. Oggi invece forse ha raccolto, poteva raccogliere anche di più. 1-1 quest'anno, 0-0 adesso, Però resta forse il rammarico di non aver osato un po' di più nel finale, mister. ho osato, non siamo riusciti perché sempre per l'ultimo inventimento sbagliamo o il tiro o l'ultimo passaggio o qualcuno entra non convinto. Mi segue azione bene, però posso dire solo che ai punti avremmo vinto noi sicuramente. La partita era stata dominata da noi, eravamo organizzati, belli da vedere, ma due o tre palle gol di Del Prete potevano essere sfruttate meglio. Sì. Mancato l'ultimo passaggio due o tre volte di liberare l'uomo libero in aria, e questo ci è mancato, ma tutto il resto la mia squadra era organizzata. Sapevo quello che voleva in campo, però onestamente punto pareggio ci sta stretto. Però è un punto anche pesante perché insomma quando si punta alla salvezza un punto Anardò potrebbe essere un punto alla fine Sì, utile. sapevamo dell'Anardò, che è una squadra difficile da affrontare, una squadra che gioca da 5, si difende in 5, ma l'andata giocava un 5-4-1. Ultimi minuti finiva 7-2-1, diciamo, che sono tutti dietro in area piccola. È una squadra da battaglia, una squadra che non era bella da vedere, ma oggi l'ho visto abbastanza ordinata al primo tempo. Secondo tempo io ho visto meno, perché sono venuti meno sulla corsa, però onestamente Nardò è sempre difficile il punto Nardò. Mister, com'è che il dottor Francavilla si è ritrovato così all'improvviso Nelle ultime nelle ultime settimane, no? Due vittorie, adesso il pareggio. Ma Francavilla ce n'è di andata, ha scherzato con l'Inzaghi alla Serie B. Ha sottovalutato un po'. Siamo partiti con una squadra di 4-5 grandi, tutto il resto giovani, qualche doppione. L'abbiamo assemblato molto male. E si aspettava dicembre per correggere la squadra. Finché è arrivato dicembre, me ne ha fatto fuori a me. E a dicembre sono fatti acquisti giusti, quelli che io volevo già prima, e sono stati 2 mesi a casa e la squadra ha fatto 2 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte. Sono stato richiamato, però non per merito o demerito di qualcuno. No, vabbè, Squadra chiaro. adesso c'ero io, un'altra squadra è completa, sono più scelte, squadra Più completa. è più completa. Prima non avevo la Andava panchina, la cosa era corta. puntellata, insomma. Era puntellata bene. Alla fine a dicembre non c'era, lo stato non c'era Adesso da un mese, sì, da quanto tempo state vincendo? io sono tornato da questa quinta Quinta partita. partita. Quinta partita. Quindi tre vittorie, due Un vittorie, pareggio, due due sconfitte. pareggi e un pareggio e due sconfitte. Sì, La due. media, insomma, dico, non è proprio male. Ma non è male, Che l'unica sette cosa punti, che insomma. non meritavo, da quando sono rientrato non meritavo di perdere Matera, era Sì, a un Matera alla contone del fine. portiere in casa, nessun tiro in porta, ho perso la prima 94esima, quando loro buttavano la palla solo per perdere All'ultimo tempo. secondo. E diciamo che la squadra, per ultima da quando la mia seconda parte di guida della squadra, la squadra non ha sbagliato ancora nessuna partita. Speriamo che fino alla fine continuiamo, perché domenica Diciamo, abbiamo. finisse oggi il campionato, insomma, Siamo salvi, sì. sarebbe salvo. Però sarà dura fino alla Sarà fine. duro. In bocca al lupo a Vito Sgoba, un mio vecchio conoscente, quando stavo io a Melfi. Ci siamo incontrati spesso in questa serie B, adesso è rientrato. È un caro amico. Ha trovato pure lui una piazza Grazie.